A Meghan Markle e al principe Harry è stato detto di abbandonare i loro titoli e fare una rottura netta. 50° anno scorso il duca e la duchessa del Sussex si sono dimessi da membri anziani della famiglia reale e si sono trasferiti in California. Dopo la loro partenza, la regina Elisabetta II ha rimosso i loro titoli di Sir e loro sono stati rimossi come patroni. Tuttavia, alla coppia è stato permesso di mantenere i titoli di duca e duchessa del Sussex, ma ora, Graham Smith, amministratore delegato di Republic, ha esortato la coppia a fare un taglio netto. E a mollare tutti i loro titoli. Ha detto a express.co.uk, sono stati dati per perseguire i doveri reali in teoria per il bene del paese e non lo stanno facendo ora. Hanno una casa di cura in cui hanno un piede nella famiglia reale, ma perseguono anche i propri interessi privati. Penso che avrebbero dovuto fare un taglio netto quando si sono allontanati e hanno appena abbandonato i titoli, la principessa Anna irritata dopo che Carlo è tornato sulla sua parola, Camilla non sarà mai una regina. La principessa Anna non sarebbe contenta di vedere Camilla ricevere il titolo di regina, ha detto un insider reale. I rapporti tra il principe Carlo e sua sorella, la principessa Anna, potrebbero diventare più freddi se il futuro re dovesse assegnare il titolo di regina consorte a Camilla. Punto punto. L'attuale duchessa di Cornovaglia non dovrebbe diventare regina. Una dichiarazione rilasciata da Clarence House nel giugno 2021 affermava, l'intenzione è che la duchessa sia conosciuta come principessa consorte quando il principe salirà al trono, salvagente per molte persone. La donazione di Meghan Markle in beneficenza nel Regno Unito sta nutrendo Nottingham. Le donazioni di Meghan Markle a una cucina comunitaria del Regno Unito sono state bollate come salvavita per una comunità locale di Nottingham a causa della pandemia. Meghan Markle ha donato 10.000 sterline a IMMA, un'organizzazione benefica con sede a Nottingham che gestisce una banca alimentare e lavora per combattere la povertà e il razzismo. IMMA, il progetto comunitario, fornisce ogni mese più di 650 pacchi alimentari di emergenza alle persone di Nottingham. Si dice che sia l'unico ente di beneficenza del suo genere nel Regno Unito.